Siamo con Greta Di Lorenzo, milanese a Rivello. Ecco, partiamo innanzitutto da questo elemento, no? Che effetto le ha fatto stare a Rivello, visitarlo, viverlo? Sì. Allora, dunque, io in realtà sono stata già a Rivello 3 anni fa, quindi la prima volta risale a 3 anni fa e è un'atmosfera particolarissima perché si ha la sensazione di questo teatro di umanità, si ha la sensazione di stare più a stretto contatto con le persone, quindi un contatto più autentico di quello che può essere invece il contatto che abitualmente si ha in una grande città come può essere Milano, in cui quindi c'è questa folla solitaria, in cui si è sempre circondati da persone, ma poi si ha questa sensazione di solitudine che perennemente ci accompagna, no? E quindi questo, il contatto è completamente diverso. E architettonicamente è bellissima, amo perdermi nei vari vicoli e quindi fascino, ho subito il fascino di Rivello. Altro sicuramente l'avrà colpita anche un po' il panorama, magari dalla superstrada, no? C'è quel terrazzino dove lì è un affresco, non è un paese, ma sembra Sì, davvero un quadro. infatti la vista dall'alto si è mozzafiato, è particolare. E poi anche questo vuoto e questa vegetazione selvaggia che si crea tutto intorno, sì, lo rende molto particolare. Ecco, raccontiamo, ci pare di capire un'amicizia sbocciata a Rivello, vero? Sì, allora io in realtà ho conosciuto Ilaria a Milano praticamente circa 4 anni fa. L'ho conosciuta perché andai a vedere una sua mostra e mi innamorai dei quadri. Lei fa tutto questo studio sul corpo. Io venivo già dal mondo del teatro e quindi mi stavo formando in quell'ambito e abbiamo deciso allora che dovevamo fare qualcosa insieme. Ciò che ne è nato è una performance che all'epoca si chiamava Nobody, che abbiamo portato un po' in giro, prima in Italia, poi ha avuto la fortuna di arrivare a New York, a Miami e quindi abbiamo girato con questo e nulla, e quindi torniamo qui con una nuova performance che include altre persone che sono appunto Ian Gualdani che citava precedentemente, Gloria Dorlinguzzo della compagnia Societas, Raffaello Sanzio e con questa nuova performance appunto all'interno della chiesa di San Michele, che quindi assolutamente si fonde con quello che è il luogo, con quella che è l'anima di questo posto e che è sempre poi stato un po' il principio delle nostre performance, cioè non architettate, decise nei minimi dettagli cioè da prima, ma in base a quello che era il luogo e quindi proprio in base a quello venivano modificandosi, contaminandosi. Ecco, cosa ci sarà dopo Rivello? Allora, dopo Rivello, sicuramente una collaborazione con Ilaria che ormai è duratura, intensissima e che quindi continuerà e che quindi vengono appunto creandosi le occasioni di volta in volta. Io poi appartengo ad una compagnia di teatro nascente con alcuni dei ragazzi con cui poi ho studiato al Teatro Arsenale a Milano, con cui stiamo lavorando alla messa in scena del Poema della fine di Marina Tsvetaeva. E quindi nulla, si lavora a questo progetto, abbiamo portato in forma ridotta a Roma già e quindi si lavora a questo e si prosegue insomma la strada. E speriamo che la Basilicata le possa portare ulteriore fortuna. Certo, questo sì, assolutamente, respiro insomma a pieni polmoni l'aria di questo luogo e la faccio mia e ne farò qualcosa di meraviglioso sicuramente.